Cioè, scusa, fammi capire. Se il DJ suona, vuol dire che io guardo un film porno, sto facendo l'amore? Ora, la battuta mi fa ridere anche me, ma non quello che c'è dietro. Da un lato, molto astio e una presunta superiorità da parte dei musicisti nei confronti dei DJ, perché tecnicamente non suonano. E dall'altro lato vedo anche molti colleghi che abbassano un po' la testa e dicono: no, ma io per rispetto dei musicisti non dico mai che suono, io metto i dischi, metto la musica. No, cari miei, il DJ non mette i dischi e mette la musica. Quello è soltanto uno dei molti aspetti, una delle tante attività che mette in alto il DJ mentre fa il suo lavoro. Mettere i dischi e mettere la musica è troppo riduttivo. Lo fa anche una playlist, lo fa anche un computer, lo fa anche il titolare del locale quando accende l'impianto. Fare il DJ non è semplicemente o soltanto mettere i dischi e mettere la musica. Sarebbe un po' come dire che un batterista sbatte le bacchette sulle pelli o che il chitarrista preme le corde della chitarra con le dita o con il plettro. Quella è una singola attività in un complesso un po' più ampio. Il DJ suona. Questa diatriba tra DJ e musicisti esiste soltanto in Italia. Perché soltanto in Italia si usa la stessa parola suonare soltanto per DJ, che molti non vorrebbero, e musicisti. C'è da fare una precisazione di carattere linguistico, perché la parola suonare ha a che fare con suono. In tutte le altre lingue principali europee si usa un altro tipo di parola. Ora, gli inglesi hanno inventato anche il verbo to DJ, quindi andare a fare il DJ, fare il DJ, al suo verbo, che è quello, e non ha niente a che vedere con l'attività di un musicista. Ma se il DJ inglese gli chiede di mettere un disco, utilizza la stessa parola, che è quella per suonare, ovvero play. In francese si dice jouer, e sia in inglese che in francese la parola che si usa per suonare è la stessa che si usa per gli attori in teatro, il nostro recitare. In tedesco si dice spielen, in spagnolo jugar. In tutte queste lingue la parola che si usa per suonare è la stessa che si usa per giocare, ovvero suonare uguale giocare, suonare, fare il DJ, eccetera. E sapete, cari miei, qual è l'unica caratteristica comune a tutti i giochi? Vieni più vicino. Nessuna. Nessuna. Non c'è nessuna caratteristica che accomuna tutti i giochi. Ci sono giochi con la palla, giochi con le mani e giochi di intelligenza. Ci sono giochi di movimento, giochi dove si sta fermi. Ci sono giochi con le carte, giochi con altri oggetti o senza oggetti. Ci sono giochi senza regole e ci sono giochi con un sacco di regole. Ci sono giochi dove si vince e giochi invece dove si passa il tempo. Ci sono giochi dove si diverte e giochi invece dove si muore. Nessuno ha dubbio che la roulette russa o il nascondino o il poker siano dei giochi. Eppure, tra tutti i giochi del mondo, non c'è neanche una sola cosa che li accomuna in maniera indistinta. Ora, se con Wittgenstein ti ho dato un tocco di cultura, di filosofia, ma non ti ho ancora convinto, entriamo a parlare più nello specifico. Ci sono moltissimi modi in cui il DJ veramente suona. Potrei parlare di chi fa scratch, turntablism, di chi utilizza il live e crea la traccia sul momento con gli strumenti o con il computer, chi mette insieme 3-4 tracce e fa i remix dal vivo, e tantissimi altri modi. Ma anche nel modo più semplice in cui il buon DJ passa da un disco a un altro e gioca semplicemente con questi due dischi creando una serata, anche quello è suonare. Come ho detto, ho precisato il buon DJ, perché come esistono i buoni DJ e i pessimi DJ, così esistono i buoni musicisti e i pessimi musicisti. Chi si limita a mettere i dischi non solo non è un buon DJ,
ma non è un DJ affatto. Svolge il ruolo semplicemente di una playlist, di uno Spotify o di qualunque altro strumento di riproduzione meccanica. Ma il DJ non è soltanto riproduzione meccanica, è una vera e propria attività nel quale cerca di coinvolgere i pubblici attraverso i dischi già fatti. Ammesso che questa diatriba tra DJ e musicisti abbia mai avuto un senso, certamente non lo ha oggi, con tutta la tecnologia, gli strumenti, le collaborazioni, le figure ibride che calcano i palchi e fanno i dischi attualmente. La figura del DJ e musicista si intreccia sempre di più, in modo tale talvolta da farlo apparire quasi indistinguibile. Oltre al fatto che consiglio vivamente a tutti i musicisti di mettersi a fare il DJ in determinate occasioni, ma ne parliamo meglio successivamente. Premetto che se mi trovi una parola adatta che indichi l'attività del DJ e che non ha niente a che vedere con quella del musicista, la posso anche usare, ma in alternativa sono costretto a dire anch'io suonare. Ora, non posso obbligarti in nessun modo a metterti l'animo in pace. L'unica cosa che posso dire è che se invece di impiegare il tuo tempo a criticare, lamentarti e buttare fango addosso alla categoria dei DJ, perché non ti metti a fare buona musica? A creare qualcosa di nuovo e di interessante? Che magari te lo suono volentieri.